Oggi ti voglio parlare della casa del futuro. Ma prima guardiamo assieme la situazione attuale. La maggior parte degli edifici costruiti in modo tradizionale non vengono realizzati pensando al benessere dell'uomo all'interno dell'ambiente. Le speculazioni immobiliari purtroppo sono volte a creare profitto e solo in pochi casi si pensa alla reale salute psicofisica dell'uomo che vivrà in quelle mura. Passiamo il 90% del nostro tempo in spazi confinati, senza reale contatto con la natura. Acquistiamo molti oggetti inutili e spesso anche tossici, senza nemmeno accorgercene. La luce artificiale danneggia i nostri occhi e crea spesso degli impercettibili danni al nostro umore, di cui ci accorgiamo solo con il passare degli anni, senza capirne la vera origine. Le nostre case diventano ermetiche e non traspirano nulla. Si sviluppano malattie della pelle e allergia. Tutto questo ci porta un grande malessere. Al posto di vivere nel benessere, ci troviamo per il 90% del nostro tempo in luoghi che ci creano danni fisiologici, psicologici e neurologici. Senza la luce naturale, il nostro ciclo circadiano è stato compromesso. Non dormiamo bene la notte e non siamo realmente riposati di giorno. Tante persone soffrono di depressione e di disturbi dell'umore, ma quasi mai si pensa all'ambiente di casa come una potente causa di questo disagio. Gli scienziati hanno scoperto che l'aria nelle nostre case è fino a 5 volte più inquinata di quella all'esterno. Pensiamo di prenderci cura con tutte le nostre forze dei nostri bambini, ma purtroppo le loro stanze da letto risultano le più tossiche e inquinate della casa, con i loro giocattoli carichi di veleno e coloranti di ogni genere. Ora ti chiederai: perché mi dici tutto questo? Vuoi mettermi paura? Assolutamente no, oggi sono qui per spiegarti che nell'era in cui viviamo oggi c'è la possibilità di costruire e vivere in una casa dove l'uomo è al centro e viene protetto in modo naturale e sano. Biosfera è un progetto avveniristico supportato da ben 5 università, dove per la prima volta al mondo un bilocale itinerante è stato trasportato in diverse aree geografiche con molti climi differenti. In questo meraviglioso tour centinaia di persone si sono prestate a sperimentare il benessere all'interno di queste abitazioni e a dimostrare con dei test fisici e psicologici l'esperienza vissuta. Le scoperte scientifiche sono atte a mostrare le potenzialità della casa del futuro e a portare questa conoscenza all'interno delle case che Active House è realmente in grado di realizzare. È il primo progetto al mondo che costruisce attorno all'uomo un edificio in grado di proteggerlo. L'idea è quella di costruire edifici in cui vivere le stesse sensazioni di benessere che si provano nell'ambiente naturale. Aria, luce, suoni, odori, sensazioni termiche e vitali. Il modo di progettare è completamente rivoluzionato. L'uomo, i suoi sensi, i suoi parametri biologici, la sua programmazione genetica, i suoi bisogni psicofisici sono al centro del processo ideativo e costruttivo di ogni edificio. Tutto viene progettato secondo i principi della biofilia. La biofilia è la scienza che studia il rapporto tra l'uomo e la natura, cercando di riportarne l'equilibrio all'interno degli spazi chiusi. La biofilia è passione e amore per la vita. In Ticino attualmente esistono già 3 case costruite secondo il principio della biofilia e tante sono in progettazione. Ora ti voglio mostrare i criteri principali delle prime 3 case costruite in Ticino. Qualità dell'aria interna, uno spazio interno aperto a temperature costante e ventilata su tutte le superfici materiche e trasparenti che diventano luce, silenzio, calore e comfort. Profumo di cirmolo che abbassa il ritmo cardiaco, filtri vestiti
vegetali derivati dalla ricerca aerospaziale per garantire assoluta pulizia dell'aria. Illuminazione, luci che seguono il ritmo circadiano e che portano il cielo in una stanza, simulando la luce solare. Comfort, sistemi di riscaldamento e raffrescamento che si adattano alle attività dell'uomo rispettando il suo metabolismo. Il sense design garantisce la diminuzione dello stress psicofisico creando ambienti rigenerativi per l'uomo. Non ultimo è la ricerca della bellezza, una via per ottenere la felicità nel luogo cardine della nostra esistenza. Questi sono solo alcuni elementi che, integrati tra di loro, hanno permesso di creare una casa per la vita. Gli edifici costruiti sono sostenibili in tutti i sensi. Sono autonomi e attivi energeticamente e possono produrre più energia di quella che consumano. Questo ci permette di coniugare il benessere del vivere con il benessere del nostro pianeta. Ma per dimostrarti che tutto quello che ti sto raccontando è vero, abbiamo sottoposto alcune domande ai primi tre proprietari delle case costruite in Ticino. Qual è la prima differenza che notate vivendo in questa casa rispetto alla vostra casa precedente? Le differenze sono molteplici, sicuramente a livello di benessere interno, sia sotto l'aspetto acustico che sotto l'aspetto termico ci sono grosse differenze. Questo principalmente per un involucro molto performante e all'avanguardia. La prima differenza che ho notato da quando abitiamo in questa casa è che anche all'interno mi sembra quasi di essere integrata con la natura che ci circonda. Avete notato un miglioramento nel vostro benessere generale? In questa casa così innovativa sicuramente si può sentire un benessere generale, in quanto con tante finestre così grandi c'è la luce che entra e questo sicuramente rallegra subito la persona. E successivamente anche con questo soffitto in USB, anche questo aumenta appunto la luminosità nella casa e tutto questo appunto migliora secondo me il benessere generale. Inoltre c'è anche la ventilazione controllata e quindi per quanto concerne odori e tutto quanto, anche questo va a migliorare. Vivendo in questa casa effettivamente ho notato un miglioramento, infatti nonostante i ritmi di lavoro e comunque della vita quotidiana non siano diminuiti, anzi, in realtà mi sento meno stressata, mi sembra di dormire meglio. In effetti la qualità dell'aria è migliore, essendo tutta controllata anche dai macchinari, e anche i materiali che abbiamo utilizzato sono assolutamente naturali. Com'è stata la vostra esperienza nella progettazione e nella realizzazione di questa casa? È stata sicuramente una bella sfida. Abbiamo già realizzato costruzioni sia molto ecosostenibili che comunque all'avanguardia. In questa costruzione abbiamo implementato ancora di più quello che è la capacità, diciamo, di termica a livello di accumulo termico, che è un po' la lacuna del legno. La progettazione ha funzionato benissimo, la collaborazione è stata eccellente e il risultato è più che soddisfacente, lo consiglierei senz'altro. L'esperienza nella progettazione è stata entusiasmante, perché con Mirko era un continuo scambio di idee e per poter trovare la soluzione migliore per realizzare una casa dove passare il resto della nostra vita. Consigliereste Active House? Consiglierei sicuramente Active House, perché è sostenibile sia nel presente che nel futuro per le nostre prossime generazioni. Consiglierei a occhi chiusi Active House, perché oltre a un team di persone e di progettisti eccezionali che hanno cercato di esaudire tutte le mie richieste, e io ne ho fatte molte di richieste, Mirko è veramente una persona eccezionale, perché ti segue dall'inizio alla fine, sopportando le continue richieste della committenza. Quindi senza ombra di dubbio consiglierei Active House. Ed eccoci qui, dopo tutto quello che ti ho raccontato, se ci tieni a vivere in una casa che protegge te, la tua famiglia, la natura, che ti fa vivere meglio, agisci ora.
Pensaci e cambia il tuo modo di vivere. Riporta la luce naturale e l'aria pulita nella tua vita. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza per le future generazioni. Se desideri saperne di più, contattaci subito allo 078 404 56 75 e ti seguiremo dalla A alla Z per la realizzazione della tua casa sana, bellissima ed ecologica, a prezzi addirittura inferiori della costruzione tradizionale. Chiamaci, ancora grazie!